Allora, adesso quello che dobbiamo fare, noi, poi stavo dicendo, abbiamo incontrato la sacerdotessa di Goblin Slayer, con cui abbiamo fatto una missione. E adesso dobbiamo fare la stessa, cioè no, la stessa. Dobbiamo fare una missione però in compagnia di Cooking Mama. Chi conosce Cooking Mama? Cooking Mama è questa qui, quella faccia inquietantissima proprio. No, vabbè, non è vero, è molto È simpatica. A molto inquietante, a me fa paura. proposito, dobbiamo comprare il gioco nuovo per Switch. Ma quello aveva avuto tutte quelle polemiche dietro, là, mi ricordo. Che aveva passato. Allora. Ma è diventata facile la difficoltà. Di prima era normale. Poi noi abbiamo livellato ed è diventata facile. Pare che Questa l'avevamo già letta in realtà nella scorsa Vabbè, lo live. rileggo. Pare che si trovino a Strambonia. E dicono che abbiano un sapore davvero unico. Abbiamo tipo In cannibali. quanto cuoca, devo assolutamente provarne uno. Non è vero, perché il cuoco non è assaggiatore, ci Infatti. secca. Quindi, come puoi immaginare, vorrei tanto visitare Strambonia. Però ho un po' di paura a viaggiare senza compagnia. Ti andrebbe di venire con me? Accetto. Certo, solo 1000 monete, un po' scarse. Evviva! Andiamo, andiamo! Ok, ora andiamo a questo Strambonia. Abbiamo fatto anche la missione di Nathan Drake, perché non è una missione importante a livello di storia, è una missione così di quelle che ci sono probabilmente anche nel post-game. E per portarci avanti ci siamo un po' spolpati anche Strambonia, quindi Sì, devi sì. prendere quel varco, quello lì. Questo. No, questo. Adesso mi sembra quello in Ma alto. perché? Scusa, aspetta, non mostra qui. Ho capito, però è collegato a un varco. Stammi a sentire, vai, vieni in questo varco. Adesso prova, vedi prova di quella in alto. No, non è questo, torna indietro. Allora vai in quello in basso. E quello in alto. Sei sicuro? Sì. È l'unico che c'è. Eccolo. Vediamo. Ah. Vai. Entriamo. Abbiamo risparmiato un bel po' di esplorazione. Qua stavamo minimo mezz'ora a fare questo tratto, eh. Non sono d'intralcio, vero? Sei tra le palle, però. Eccolo subito. Sarebbe questo l'hamburger? Non mi pare appetitoso. Va, poco importa, ne farò un sol boccone. Menalo, vai. Qui c'è pure il bamboletto. Hamburger, l'attacco. Oh, Nuova no. abilità, attacco proditorio. Cosa fa? Dio! Oh, ti ha mangiato! Allora chi ha fatto quei link? Non ha fatto nulla. E Oh spento la luce. Ah, combatte con Bimama. È tornato Link. stai bene? Ah, da. Ah, ti ha sputato! Ah, ma non sembra molto scarso sta hamburger, no? Vabbè, in realtà è scarsissimo. A tavola, per te! Ah, capito, ci prepara tipo Ah, è legumi. cuoca, è la classe cuoca, non l'abbiamo mai visto. Vai, Evviva. menalo! Attenzione! No, mi ha mangiato. Non sembra mai intenzionato, eh. Acciata! Questa abilità di Link non mi piace proprio. Quanta vita c'ha sta hamburger, no? Tavola! Ma dov'è Link? Sta facendo quell'abilità, in maniera diventa invisibile e poi attacca all'improvviso. Ah. Ecco, è tornato. Ti aiuto! Ah, è morto. Poverino. Vittoria! Mi ha dato un bel po' di punti, dai. Da non crederci. Invece di mangiare noi un bel hamburger, è
Era l'hamburger che voleva mangiare noi. Vabbè, per fortuna è andato tutto bene. Ecco un piccolo regalo per te, per ringraziarti. 1000 monete. Erano state messe d'accordo, non è un regalo. Pagamento. A proposito, hai qualche informazione su Gandalf, il Granduca del Male? Oh, lui. Ho sentito qualche voce al riguardo, ma niente di più. Mi dispiace di non poterti essere più utile. Inutile. Hai completato la missione di Cookie Mama? Sono un po' a corto di fiato. Ok, quindi adesso ti devi tornare in quel viaggio là, forse, tra la nostra gente. Penso di sì. Livello 28, intesa indistruttibile. Ti stavo facendo le pulizie. Con l'uomo nudo, eh. Un po' troppo costosi questi vestiti. Vabbè, che ormai sono tutti di livelli altissimi. Questa tenuta in pietra gliela diamo. Prendi, prendi. Link ha comprato una tenuta in pietra. Ok, va avanti. Andiamo avanti. Ho deciso di tenere comunque, cioè di aspettare a fare sempre le cose che mangia, gli incontri, perché tanto ormai sono abbastanza potenziali, quindi li faccio direttamente fuori live. Beh, perché sennò diventa troppo ripetitiva. Vediamo. Chi c'è? Chi c'è? C'è Ori! Ori! Ladro canterino, Ori. Questo posto è incredibile, non trovi una vera metropoli. Io vengo dalla provincia. Forse non mi si addice, mi faccio più problemi. Però non c'è il cappello qua. Vabbè, perché normalmente non ce l'ha. In città, cioè quelli, pure i personaggi loro, se mettono tipo la locanda, cioè tipo se tu muove, tu c'hai la parrucca, cioè non ce l'hai mai il cappello. Però se per caso invece potevi dare il cappello, nella locanda tipo non ce l'avevi comunque. Una questione di rispetto. Guarda, c'è Anna di Frozen. Non l'avrei mai detto. Biancaneve. Poi? Biancaneve è una scienziata canterina. Però questi qua, come detto, cambiano di continuo, quindi non sono fissi. In pratica il gioco te li scegli casualmente lui e poi tu decidi proprio se ti piacciono oppure no. C'è qualche incontro. No, parli con questo. Vabbè, parlacela, dai. Mago disegnatore, Mickey. Posso fare qualcosa per te? Il Granduca del Male Gandalf? Mai sentito? È famoso? Ah, un attimo, ora mi ricordo. Ne ho sentito parlare da Anna. Chi è Anna? Adesso si trova a Nuvolia. Vuoi che ti accompagni lì? Una nuova parte, qui. Sì, sì, dici subito, ovunque con te. Accetto. Bene, allora si parte. Guarda che carino Topolino con il cappello. Oh, è bello perché mo nel gruppo è ultra. Un ottimo affare. Allora. Eccolo, nuovo posto. Nuvolia. Ah, qui ci siamo quasi. Ah, questo è un posto completamente nuovo, quindi dovrebbe essere anche l'ultimo mondo disponibile, perché... No. Credo di sì, perché nella mappa che ti mostro adesso non c'è più spazio per nulla. Prima tu le nuvole già le intravedevi, quindi era già una cosa abbastanza ovvia. Buonasera Vittorio, ciao, come stai? Ciao. Guarda, in viaggio con Topolino.
Topolino si unisce al gruppo. Siamo quasi. Hai visto? Siamo sopra le nuvole, Tifa. Sono così morbidose. Già, sembrano fatte di zucchero filato. Quasi quasi le assaggio. Anch'io. Meglio non assaggiare le nuvole che poi fanno schifo. Vuoi disegnare Ada in combattimento? Ti ho detto che ci sta bene, Topolino. Eh sì, infatti ci sta bene. Dove andiamo? Verso il tesoro o verso qui? Verso giù, veniamo giù prima. Speriti, speriti. Fare un bel disegno. Ma quando parlo ha qualcosa in tasca. Una banana. Anche una lettera. Caro Leon, per una dieta equilibrata, ricorda di mangiare sempre frutta e verdura a sufficienza. Tua Zelda. Leon ha ottenuto una banana. Giusto, dovrei davvero pensare di più alla mia salute. Sto per collassare. Robo gamba teschio. Ah, perché hanno fatto una specie di balletto. Maxi arma. Molto scarsi. Remenare ancora un po' le mani. Locanda. Peccato che gli ospiti stanno sempre da parte. Vabbè, giustamente, mica possono condividere la stanza con questa gente. Beh, però potevano mettere una stanza tipo sopra. Mamma mia, questo cavallo e le sue ripetizioni. Non so quante volte l'abbiamo vista questa scena. Livello 11, vera simpatia. Riprendiamo, vai. Avanti. Ho trovato della gente ottima. Tipo cannibale. I goblin robot. Ma perché ci sono i robot sulle nuvole? Oh? Oddio, Link ha sbloccato un'abilità inutile, stupida e la fa pure di condino. Fastidiosissima. Peace. Vedi, non ha nemmeno attaccato. Sembra di scombare che non subisce danni. Non per lui, però. Ma non dà nessun supporto, però. Ada sale di livello. Tifa sale di livello. E quindi noi stiamo facendo una cosa che io e Ada siamo sempre in squadra, mentre gli altri fanno la rotazione per salire tutti quanti di livello. Vai in giù. Forse era sulla via. Vabbè. E guarda. Fa vedere a Mickey quello che so fare. Cosa è successo? I singhiozzi. Ah. Oh, ma si scende. Livello 51, affetto eterno. Quindi Tifa ora ci lascia. Oh no, il coronavirus. Ah, ne ha aggiunto sta cosa che in pratica... Ci sono ogni tanto uno dei personaggi che viene tipo la febbre. Il coronavirus. Che in realtà non si sente troppo bene. Ok, quindi come sempre Yennefer va nella stanza del cavallo. Aspetta però. Ah, il cavallo vuole prima Zelda. Finché non si riprende Geralt. Ti
Livello 9, discreta simpatia. Ah. Uffa! Andiamo. Riprendi. Ah, devi togliere Tifa. Ah, pure Link è da livello... Ah no, ma Tifa sta ancora a livello 16. Tifa quindi adesso sta a 17. Diciamo per giusta le cose, sì, comunque toglierle e mettere Zelda. Per andare alla rotazione precisa. Ora devono arrivare tutti a livello 18. Ma voglio andare da Trollface di qua. Allora ripeti questo. Dobbiamo andare dritto quando è il momento. Da parte per la strada di là si va. Ora siamo insieme sul cavallo. Devo battermi anch'io. Uno di Link. Ah, meno male non ha fatto quella cosa dell'invisibilità. Beh, diciamo che sono stati gli ospiti pure carina, potevano farla fin dall'inizio. Vero. Vieni dritto. Puoi risegnare Ada. Io. Brizzi sta mangiando qualcosa, ma cos'è? Una nuvola. Puoi mangiare le nuvole? Chissà che sapore hanno. Sono buone le nuvole? Dovrei provare anch'io. Vabbè, però che cemento. Ah no, non c'è qui il trofeo. Eh sì, devi aprire il percorso, scusa. Ah. Geralt ancora non si è ripreso. Non ce la fa proprio. Chissà come sta Geralt. Ci pensa Yennefer, ci pensa Tifa. Infatti. Livello 12, forte simpatia. Vabbè, vai da Geralt. Se vuole sapere, no? Come ti senti? Molto meglio, ed è tutto merito tuo. Dai! Vabbè, però è quella questa istanza. Quella Yennefer se n'è andata. Vabbè, perché non voleva mischiarsi il coronavirus, no? Riprendi, vai. Ma tu come vestito? Ah no, però è troppo costoso. È bello. Andiamo. Vai. Non sappiamo se riusciamo a finirlo proprio oggi, eh. Vediamo un po'. Ecco, Trollface. Un momento laggiù! E una voglia prendere i giochi di divertimento? Sono io, il tuo amichevole fidato Mr. Quiz Trollface. Non mi hanno dimenticato, spero. Che resti di giocare a chi sono, eh? Sì. Bene, allora diamo inizio allo spettacolo. Chi sono? Ora ti porrò tre domande. Cominciamo. Domanda numero uno. Chi è Rabbid l'elfo ferito? Beh, però è troppo facile, scusa. L'altra volta ne ho fatto uno io dove passavano davanti. Ti passavano da uno solo davanti dove dire chi era. Oh, stupidissimo. Chi è Bruno 1132 il marito lunatico? Ben fatto. Domanda numero 3. Chi è il gourmet nomade? Qua ci ha provato un po' però... Sì, però non funziona. Non funzionano questi trucchetti. Ottimo per il risultato. Oh, perciò ti dà solo le banane. Perché comunque i quiz sono stupidi. Sì, sì. Ha dato le caramelle. Però siamo là. Anzi, le caramelle sono pure peggio delle banane. Abbiamo quasi 100. Ok, continua dritto. Siamo quasi. Vabbè, ancora no. Ho uno o altre due sezioni. Gli abiti di Mickey sono così eleganti. Non direi. Beh. Caccia mostri. Grazie. No, devi fare più la voce di Topolino. Mecha Goblin.
Ti aiuto? Ah, vedi, si aiutano tutti quanti, tutti tre. Però non abbiamo sconfitto. Quel topolino infame non aiutare. Se manca l'ultimo, la morirà. Accoppati. Direi che è fatta, no? Una parte essenziale del gruppo. Devi rispondere. Rogu gamba teschio. Siamo a 1482 di nemici. Ho dubitato solo per un attimo. Trovo della gente ottima. Ma che cosa ci sta accompagnando poi? Rettiloide, non so cosa deve fare. Perché stanno di culo se... No! Oh no! Io, guarda come proteggo Link! I miei omaggi! Doppio saluto reale! Ecco fatto! Che grande Zelda! Wow! Per fuori la mia difesa! Venga fulmine! Vedo Polino più forte di Gander. Temo che domani mattina sentirò qualche acciacco. Arrostosauro, hai visto? Buono, buono. Calmo, Blitz. Basta. Uff, sono sfatta. Sono fatta. Non vedo l'ora di fare una bella dormita alla locanda. Ora che lo dici. Quelle locande sono particolarmente comode, non trovi? Certo, so anche perché. I materassi sono riempiti con nuvole di prima qualità. Sul serio? Ora che lo so, vorrei tuffarmi subito a letto. Anch'io, forza, troviamo una locanda. Eccola. È arrivata la locanda. Ah, ah, il risorto che era. Simpatia sincera. Livello 9, discreta simpatia. Ricordo. Questo ricordo è emozionante. Non si può sapere, però che ricordo. No. Questo? Faceva schifo. Avvelenato Blitz. Livello 13. Aspetta, ti volevo comprare il vestito, mi sono dimenticato. Perché mica lo voglio. Non lo so, vediamo se lo vuoi. No, non lo vuoi più. Tu vuoi l'arma? Un po' schifo. Un po' schifo, sì. Sto dito dove te lo metti? Vabbè, compriamola però, senza metterla. Poi il mio vestito. Vabbè, poi ci arriviamo. Bruttissimo questa bacchetta. Andiamo. Vai. Siamo. No, c'è Kronk. C'è Kronk più avanti. Andiamo. Potrei usare anche Leon come modello. Dio, che cavolo è? Ma chi è quella? Ah, no, sei tu! Ah, questa stava cercando. So chi è? È una che ha perso la faccia. Ufo Ana! All'attacco! Fammi impazzire. Finiamo molto prima questa battaglia. Mi fa impazzire Wii Link alla fine. Oh no, ti sto fregando le banane! Ma che schifo. Ok. Abbiamo la giusta dose di pazzia.
Sono di Zelda. Sbuffa con il sbuffa con il muretto. Sto dicendo 30. Infatti. L'attacco! Io sto spendo i panni, ma non è ne succhia poi, non siamo un sacco. Link! Inizia la Zelda. Oh, tu sai che proprio un sacco! Beh, io di attacco fisico, io sono quello più forte. Poi grazie alla pazzia. Calmato. No. Vai morto. Proprio scarso sto uso. Mi spiace. Questa è l'amante di Topolino, non dovrebbe essere così. È stato facile. Link è salito a livello 18. Link sale di livello. Caramalieno. Buono, buono. Ah. Buono, la possiamo personalizzare questa. Non lo so. Troppo anonima. Infatti, ma chi è? Da quanto tempo, Ana? È stato uno shock per me vedere che un mostro ti aveva rubato la faccia. Quasi dimenticavo. Questa tipa vuole chiederti una cosa. Hai completato la missione di Mickey. Infatti, non la possiamo personalizzare. Granduca del male. Ora che ci penso, mi pare di aver già visto qualcosa del genere. Un'ombra oscura e minacciosa in alto nel cielo. Sarà stata quella del Granduca del male che cerchi? Come si sarà diretto? Se la memoria non mi inganna, ho anche visto un edificio altissimo nel cielo. L'ombra l'ha raggiunto ed è sparita. Guarda, è quello lì. Dove? Ah! Dove? Il grattanuvole. Ah, e quindi finisce. No, è finito già. Grazie, il tuo aiuto è stato davvero prezioso. Non c'è di che. In realtà è una cosa così grande, non c'è bisogno dell'aiuto di questa. Salta su Drago Ball e raggiungi il grattapalle. Ah, quindi è finito, in pratica. Siamo giunti alla fine. Qui c'è Spider-Man. Ehi là, oggi è il tuo giorno fortunato, sono Spider-Man. Vuoi comprare questa foto che ho appena scattato? È una meraviglia. Vabbè, sì, dai. Grazie, siete subito che te ne intendi. Una locanda. Livello 29, intesa indistruttibile. Livello 16, simpatia sincera. No, vai. Poi però sarà lungo sto castello. Sì, sicuramente. No, vogliamo parlare. Abbiamo un discorso. Cosa dirà Claudio al cavallo? Livello 11, vera simpatia. Noi cosa ci diciamo? Ah, ti ho comprato un regalo. Meno male, ogni tanto. Guarda cosa ti ho preso. Dove ecco sembra dai schifosi, però. Ada ha fatto un regalo lì, sembra quegli insetti, cose così. Cosa per me? Orsacchiotto, guarda che graffiato. Non ti piace? Ma che è sto schifo? Io non è molto contento. No, peccato. Però non era proprio male, dai. Aspetta, i regali soliti, questo era il top. Sono troppi pochi soldi, ormai costa tutto sui 4.000 in su. Allora, togliamo Link. Mettiamo Geralt. E viene dal drago, quindi. Non si può andare da Kronk, quindi. Forse ancora no, si dovrà sbloccare in seguito. Questo è quello che non finisce, quindi. Ok, drago. E vediamo un po'. Passiamo un attimo da quel città là, vediamo se c'è qualcosa. Viaggia là.
No, non c'è niente. Topolino, ma già. Mister cazzo! Mister cazzo, finalmente! Ah! Sacerdote! Mister cazzo, fai la foto. Buongiorno. Bella giornata oggi, vero? Secondo le previsioni anche domani sarà bello. Che sta emozionante. Andiamo al grattacielo. Oddio. Se serve qualcosa per aprire la porta. Vediamo. Oh sì, questo è il grattanuvole. Il Granduca del Male deve essere qui. È solo un problema. Ah sì. Dio, cos'è? La porta è chiusa. Quattro fori, non sarà che... ci tocca correre di nuovo in lungo e largo per recuperare dei gioielli? No. Ok, rimbocchiamoci le maniche. La cui informazione viaggerà. Quel radotto sarebbe buffa di le palle qua e là. Thank you.